in macchina perché devo troppo fare questo video vlog, una cosa di chiacchiere fra me e voi. Che questa cosa di cinesi che ho comprato lo devo assolutamente buttare perché è proprio una ciofeca, cioè praticamente voi lo vedete qua, ma io l'ho già buttato, cioè lo devo buttare prima di adesso, ieri lo devo buttare, quindi lo vedete, ma già sta nella pattumiera, non si mantiene sto coso e quindi si abbocca. Comunque vabbè, sto impazzendo. Allora, la questione è questa, che volevo troppo fare questo video perché in pratica mi sono rotta le scatole di sopportare, di starmi zitta, di fare la superiore, di non rispondere, tutte queste cose. Allora, io quando mi vengono fatte le critiche, lo sapete, io non rispondo, mi scoccio di portare avanti le polemiche, le cose, perché proprio mi fanno perdere tempo, mi fanno perdere tempo, mi annoiano, e quindi quasi sempre, cioè non li considero proprio, perché quando una persona vedo che, e poi ovviamente quando metto sto coso, tac, casello, tac, sempre il casello, quindi vabbè. E niente, quindi la situazione è questa. Io quasi sempre non rispondo, quindi lascio perdere le cose, perché vi ho detto, perché proprio mi annoiano, non sto là, mi scoccio proprio. Però non è che voglio passare poi per la scema della situazione, che ci stanno molte persone, no, come nella vita di tutti i giorni, che vogliono fare bulli, vogliono praticamente romperti le scatole, più per le altre persone che per me. Cioè, se io vedo le cose che vanno storte, no, e io per esempio tra amiche, anche da conoscenti, in una circostanza, io vedo che qualcuno fa un torto, si comporta male o vuole fare il bullo con un'altra persona, io sono la tipa che non mi sto zitta, che difendo quella persona, che è proprio una cosa che non sopporto, quando uno vuole fare il bullo e vuole per forza romperti le scatole, eccetera. Allora, è successa questa cosa su Facebook. Praticamente io, se mi seguite su Facebook, lo sapete che io pubblico ovviamente i video, e ogni tanto pubblico anche delle foto di rimando a dei video che ho pubblicati, e tipo faccio: avete visto l'ultimo video? Nuovo video? Avete visto il nuovo video? Fin quando non ho pubblicato il nuovo video, chiamo sempre nuovo video. Questo è stato il mio peccato, il mio errore. Guardate la gente su cosa si applica, cioè sulle stronzate. E praticamente mi hanno criticato, una persona ha detto: tu sei scorretta, sei questo, sei quello, come che sai che avessi fatto nella mia vita di un peccato mortale, un reato, sii più sincera, sii più onesta, perché non è vero che un nuovo video non è un video che è di ieri, dell'altro ieri, non mi ricordo. Ho detto: guarda, ma cioè sinceramente no, io stavo a casa, dovevo andare a fare la lavatrice, infatti l'ho scritto pure, tenevo una catasta di panni che dovevo lavare, no? E tu, ma la rispondo, perché talmente la cosa, cioè gli volevo far capire, io volevo dire: ti applichi solo sta stronzata, ma, cioè, ma che significa? E così gli ho detto guarda, io sono solita chiamare nuovo video fin quando non carico il video nuovo, anche se l'ho pubblicato ieri, dico: avete visto? Cioè, per me è sempre nuovo, perché comunque è l'ultimo video, è uno degli ultimi video, quindi per me è un nuovo video, insomma. Ti ringrazio perché per te è vecchio, perché vuol dire che l'hai visto, quindi io ti ringrazio perché tu sei costante, segui tutti i miei video con puntualità. Però ci sono molte persone che magari se li possono perdere i video, perché la vita di tutti i giorni non c'è sta solo Carlita, ci sono tante cose da fare. Allora io mando sto piccolo rimando, che magari se lo so perso, se lo vanno a vedere che io ho mandato sto rimando. Tutto qua, cosa ci sta di così peccaminoso e di così grave? E ho risposto molto molto educatamente, perché giustamente la ragazza mi aveva fatto nota sta cosa, mi voleva fare la critica, per me non era una critica, quindi ho risposto pacificamente. Poi gli avvocati, a me quelli mi sono proprio antipatici, gli avvocati difensori, quando poi colgono l'occasione, cioè che cosa succede? Ci sono persone che nella vita ti devono rompere le scatole, sono proprio così, loro si divertono, ti odiano, ti rompono le scatole, quindi colgono ogni occasione per sfruttarla al modo loro, e per aggredirti, per insultarti e per dirti le cose, no? Come mossa circostanza, allora sono venuti gli avvocati, in particolare una persona che ha scritto: devi accettare le critiche, non accetti le critiche, ma che cos'è? Ho detto: guarda, ma queste sono critiche. Io ho dato una risposta molto così scialla, come avrei dato nella vita di tutti i giorni. Ho detto: mamma mia, ma non tieni proprio niente da fare, ti applichi proprio sulle stronzate, ma che è una critica questa? Ma quale critica è? Cioè, le critiche sono altre, non è una critica, è proprio una stronzata. Ho detto: ma problemi nella vita non ce li avete, beati voi, cioè proprio a far capire, ma vi applicate su ste cose, ma nella vita di tutti i giorni lo vedete che il tempo passa e voi vi invecchiate davanti allo specchio, le rughe, la pelle che cede,
paghe, i problemi, i soldi che non bastano, tante cose che vuoi fare, il tempo passa e tu non le riesci a fare, oltre ai problemi di salute, economici, problemi che ci possono stare attorno a te, vedi che il mondo praticamente è una schifezza, attorno a te succedono 3000 cose, cioè i problemi non li vedi, cioè dove vivi non c'hai problemi, non vedi problemi attorno a te, come fai a applicarti su ste stronzate, dai, ho detto sta cosa, ho detto ma i problemi nella vita reale non li avete, vi applicate proprio su tutto, beati voi che non avete nulla a che pensare, io no, sinceramente, già che tengo una catasta di pane, e poi ho scritto così per scherzare, così ho detto proprio per far capire che comunque era una risposta scialla, assolutamente uno non se la prende e non si nervosisce per queste cose. Adesso ti saluto perché mi devo andare a fare tipo 15 lavatrici, è vero, cioè dovevo scendere dopo un'ora, in un'ora dovevo fare non so quante lavatrici. La cosa che mi fa insomma pensare, mi fa sorridere poi alla fine, perché alla fine devo per forza riderci sopra, sono queste persone che si applicano proprio su queste cose banali e se la prendono proprio, cioè ti dicono mi hai deluso, non accetti le critiche, sei scorretta, sei inganni, tutte queste cose, cioè termini pesanti per definire poi che cosa, cioè sono stronzate. Ragazze, ma alleggeritevi, cioè veramente la vita è piena di problemi, ve l'assicuro, la amara proprio, la vita è dura, non vi potete applicare queste cose, cioè ok, siamo d'accordo, volete fare la critica, però fatela, cioè che ha senso, perché a me se mi viene fatta la critica che ha senso, a me piace pure, cioè una critica che però mi deve aiutare a migliorare, ma come posso sapere, ho ingannato, non sono scorretta perché ho detto che è un video nuovo e invece è video di ieri, ma si sa che è video di ieri, però è sempre video nuovo finché non carico il nuovo, dai, cioè si capisce, quindi non può essere, quando vedo che sono così io non rispondo proprio, oppure do una risposta proprio simpatica, cioè trovo proprio gusto a sfotti, ti sfotto, cioè ti sfotto perché mi fai ridere, quindi oppure non rispondo proprio. Se però invece vedo che una persona che comunque mi segue, che mi ha detto sta cosa, voilà, attenzione, io riesco a scoprire anche persone che fanno finta che mi seguono, ma non è vero, che mi vogliono rompere i coglioni, quindi mi sgamo subito. Però se vedo che una persona tipo come questa che ha scritto guarda io ti seguo così, io sono rimasta un po' spezzata da sta risposta che hai dato, a me pareva abbastanza sincera e le ho voluto dare una spiegazione proprio perché non avevo nulla da fare. 10 lavatrici da fare, proprio non avevo nulla da fare, quindi praticamente ho scritto questa risposta anche un po' lunghetta, che adesso casomai ve la metto in sovraimpressione. E dove io praticamente dicevo guarda, io se tu ci fai caso, la prima risposta che ho dato, cioè praticamente alla ragazza, la prima che mi ha risposto, io gli ho detto, ho risposto molto educatamente, perché comunque lei con me è stata educata, ma è una ragazza che mi segue, quindi gli ho semplicemente dato una spiegazione. Alla seconda invece, alle persone rompi coglioni, quelle no, quelle non sono persone che mi seguono, le sono rompi coglioni, sono persone che ti vogliono rompere le scatole sempre e comunque. Io una cosa importante che ci tengo, ecco proprio il motivo per cui sto facendo questo video, è che se do qualche risposta così, non è che io sono impazzita, ecco vedete il coso dei cinesi come fa schifo, non è che sono impazzita, ecco Carlita Dolce è impazzita e manda a fanculo tutti, no, non è quello, non è quello, è che io ho subito per anni e ancora adesso io subisco offese, insulti di tutto e di più, a me, i miei familiari, mio ragazzo, mia famiglia, mia sorella, tutti quanti, e quindi io ho dovuto sviluppare una difesa, cioè che io praticamente come mi difendo? O ignoro quasi sempre, ed è quello che vi consiglio di fare, infatti il 99% delle volte io lo rispondo ignoro, me ne può fregare di meno, proprio perché a volte non ho neanche il tempo materiale di mettermi a perdere a leggere questi commenti, di queste critiche e cosa. E però ci sta quella percentuale di volte in cui voglio divertirmi pure io, ci do una risposta a tono, e quindi ho detto guarda, però ci sta una, io sono una persona comune, cioè non sono una, anche se voi sì mi vedete o faccio i video, comunque ho un grosso seguito eccetera, comunque resto una ragazza qualsiasi, una ragazza comune che non ho nessuno alle mie spalle, ecco quella è la cosa importante appunto da chiarire. E su Facebook sono sempre io che rispondo, ecco perché sia se vi rispondo bene, sia qualsiasi cosa, la risposta è sempre via. E voi cosa vorreste invece? Che io assumessi qualche persona, un segretario, come fanno tante altre persone, che cosa fanno? Quando vedete le risposte fiorite, tutte colorate, ah, ciao, grazie, non sono loro che rispondono.
rispondono, assumono i segretari, assumono delle persone che gli gestiscono le pagine. Ma se una persona che ha 1 milione di follower su Facebook non aveva mai risposto a nulla e poi all'improvviso risponde a tutti i commenti, tutte le cose, si capisce che questa persona ha dei segretari. E voi, se pensate che io assumo delle persone strane per far rispondere su Facebook, così voi siete tutti contenti perché loro vi riempiono di bacini e bacette e tutte e vi rispondo sempre, è brava, quella mi risponde sempre, tu non mi rispondi mai, grazie, ti risponde il suo team di 10 persone, io sono una e sola, non ho nessuno, ma neanche lo voglio, perché io voglio mantenere questa semplicità e questa genuinità, voglio rispondere io, anche se non riesco a rispondere a tutti, ma voglio essere io, voglio essere sicura che voi sapete che dietro ci sono io. E no, quella è correttezza per me, non è correttezza assumere qualcuno che vi dà sempre delle risposte magari belle come volete voi, perché sono professionisti, sanno come avere a che fare con la gente e come aumentare il seguito, come è ovvio, no? E sono professionisti del marketing, dei social, quindi fanno questo di mestiere. Io sono una ragazza qualsiasi, io ho improntato tutto, i miei canali, tutto su di me, sulla mia semplicità, i video li faccio io dall'inizio alla fine, li monto io, li faccio io, li registro io, a parte qualche aiuto magari posso chiedere, magari un aiuto a mia sorella, ora qui a Max, magari non ce la faccio, mi monti quel video, queste cose qua, ma io non ho segretari, non ho un personale, non ho nessuno, ma scherziamo, ma nei momenti in cui ho dato la mia pagina Facebook a una persona esterna che mi pubblica le cose, che mi risponde, che mi fa tutto questo, qual è il senso? Cioè io, è una cosa mia, la devo fare io, cioè non ha senso per me. E poi la cosa più brutta è pensare che voi pensate che sia io a rispondermi quando invece non è vero, quello secondo me è mancanza di correttezza, è mancanza di cioè, secondo me non è una cosa bella, non lo so, sono scelte, però no, secondo me non è una cosa bella, perché comunque è vero, anche se è un grosso seguito, sono anche persone comunque ai miei livelli che ci hanno queste, sono scelte loro che ci hanno dei segretari, ci hanno delle cose, io preferisco fare le cose io ed essere onesta e sincera in questo con voi, è proprio una cosa che mi piace di fare così, quindi io alle persone, no, che magari criticano così, quell'1% delle volte in cui rispondo perché ho tempo, perché voglio variare, io gli ho detto a sta ragazza, ho adottato sta tecnica, comunque ho sviluppato, dato che nel tempo subito, ancora adesso, insulti, offese, così la butto, cioè do una risposta a tono, perché sti bulli si meritano una risposta a tono, io non ho paura di loro, questo devono capire, che io non ho paura di loro, è che ti rispondo a tono e ti piglio pure, ti perculo pure, ti faccio pure la risatina e ti dico la cosa ironica come, ah guarda tu mi hai deluso, io non ce la faccio più a seguirmi, ciao ciao, allora buona vita, sai, tipo così, cioè, ma che mi frega, ma che mi avvisi a fare che non ce la fai, ma non mi seguire, cioè, questo per farvi capire che io sono proprio intollerante alle persone che vogliono fare, vogliono destabilizzarti, vogliono romperti le scatole, ti vogliono criticare, ti vogliono fare, ma che mi frega, ma fate quello che volete, ma che mi frega. Quindi io ho dato questa risposta qui, ho detto guarda, io anche se ti sembrerà strano, però comunque io sono semplice, sono una ragazza di tutti i giorni, voglio essere sincera con le persone che mi seguono, voglio essere naturale, voglio essere veramente sincera, non fingere che sono sincera, non fingere che sono semplice quando dietro c'ho sponsor, c'ho... Allora, i video recensione, voi vi dovete fare qualche domanda se qualcuno fa una recensione dei prodotti, sono tutti buoni questi prodotti che gli hanno mandato, non solo gli hanno mandato, li hanno pagati per fare questi video, perché guarda caso i prodotti sono tutti buoni, e poi tipo dopo un mese ti fanno l'incontro nello store di quella marca, ti fanno uscire il loro prodotto filmato con quella marca, fanno tante cose con quella marca, articoli sui blog, sulle cose, si capisce che ci sono collaborazioni oltre che superano l'invio dei prodotti. L'invio dei prodotti non è niente, ci stanno queste aziende, le multinazionali, no? Quelle là di make-up che hanno magari siliconi, paraffine e quant'altro, hanno tanti soldi da investire, non parliamo di quelle bio che le bio italiane veramente sono cose piccoline, molto spesso familiari, quindi sono tanti soldi da investire e li investono loro proprio nelle blog, nelle youtuber, proprio per, adesso non sto dicendo per l'amor di Dio che tutte, ci sono tantissime ragazze su YouTube che sono non lo so, però sicuramente ci sono ragazze che sono genuine, sono semplici e lo fanno con passione, però a livelli più alti la semplicità non ci sta più, la genuinità non ci sta più, perché sono persone che lo fanno per lavoro, quindi
fatevi due domande però: qual è la review sincera? Io che mi vado a comprare i prodotti con i miei soldi, faccio il video, non me ne può fregare di meno se fa schifo o fa buono, o la persona che fa il video, ah magari so un prodotto fa schifo, ah però purtroppo sì, mi faccio la doccia e vado a correre, poi vado in piscina, non mantiene così, cioè praticamente fa schifo quel prodotto, però non l'hanno potuto dire, e poi ti fanno l'incontro nello store di quella marca, cioè si capisce proprio, cioè loro lavorano per quell'azienda, punto. Quindi le loro recensioni sono sincere, sono veritiere, ma di che? Cioè è lavoro, e quindi ovviamente io ho fatto una scelta e anche col passare del tempo e della visibilità e del numero di iscritte, le cose, ho voluto sempre essere sincera a fare le cose. I libri, per esempio, l'ho fatti io, l'ho scritti io, l'ho fatti con le mie mani, col mio impegno, tutto io, ho voluto fare tutto io con le mie mani, e se una cosa non la posso fare perché non ho il tempo o perché non sono in grado di farla, io non la faccio. Sapete quante proposte mi sono state fatte di cose che io non potevo fare perché non avevo il tempo e non avevo le capacità, perché magari non era un argomento di cui ero padrona, tipo a differenza dei libri che ho parlato, delle ricette, cosmetici, quello che ho fatto nei video l'ho detto nei libri, quindi si vede che l'ho fatto io, no? Argomenti che magari no, però mi dicevano: guarda, se tu fai sta cosa, sto progetto, non ti preoccupare, tu metti solo il tuo nome e noi ci vediamo tutto noi. Io non ho mai fatto queste cose perché voglio mantenere autenticità, correttezza e serietà in quello che faccio. Se una persona quindi mi viene a dire che sto scorretta e sto cosa, mi permetti che mi faccio una risata e ti perculo e ti do una risposta così, senza maschere, senza filtri, come faccio nella vita tutti i giorni? Dai, proprio perché ci metto tanto, che poi quando mi si viene detto che sono scorretta per una stronzata, una cazzata, per mettete in tempo, oh, sto proprio oggi così. Vabbè, io ragazze spero tanto che questo video vi sia piaciuto e mettete tanti like, sostenetemi per questo video improvvisato, se la pensate con me, basta critiche, anche la vita tutti i giorni, basta bulli, basta tutto. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo domani con un nuovo video, prometto che sia nuovo. Ciao ciao ragazze.